Si ricorda di me? E chi è questo? Ieri. Beh, e allora? Il contramal. Sì? Grazie all'assessore regionale, al sindaco, senza richiesta, senza autorizzazione. È una cosa normale secondo lei? No, assolutamente no, ma lei mi ha detto che, insomma, ma assolutamente no, anche perché lì bollino non c'è, quindi io non, ero un campione mio e io... Ma lei lo ha tolto davanti a noi la cartoccia. E dove sta? E dove sta? Lei l'ha tolto davanti Ho a noi capito, la cartoccia. Ho capito, ma dove sta? Se ha bisogno ancora di altre fiale. Si può fare una cosa del genere? No, non si può fare, però. Però si fa in questa farmacia territoriale della ASL di Bari. Mi spiega perché giovedì e venerdì scorso è stato interrotto l'erogazione dei farmaci? Giovedì? No! Sì. Chi l'ha detto? Il medico che ci ha dato il farmaco è andata ben oltre. Giovedì e venerdì scorso ha interrotto il pubblico servizio staccando il case di un computer con cui la collega stava erogando un farmaco ad un paziente e lo ha portato alla ASL. Il giorno dopo addirittura a un privato, mettendo a repentaglio la privacy di migliaia di pazienti con gravissime malattie. E giovedì non ha preso un case di questo ufficio e se l'è portato con migliaia di dati sensibili a Bari. Ma noi tutti possiamo portare, perché a Bari abbiamo un ufficio dove che è preposto questo ufficio. Ma lei il giorno dopo non ha per caso portato questo stesso case ad un privato per tentare di farlo riparare? Non l'ho riportato completamente indietro, sa tutto l'ufficio tecnico. Quindi... Lei sa che l'ufficio tecnico sa che lei ha portato ad un privato il computer. Perché lo ha portato prima alla ASL e non ha chiamato un tecnico qui? No, un attimo, noi volevamo solo controllare con questo diciamo privato se il computer accendeva. Ma è un computer che conteneva dati sensibili, migliaia di dati sensibili. Ma lei scusi, per aggiustare un computer cosa fa? Ascolti. No, è così o no? Ascolti, allora. Lei c'era giovedì, è successo questo che sto dicendo io, ho ragione la dottoressa? Sì. È successo che la dottoressa è andata via con un computer? Io ho visto solo la dottoressa che è uscita fuori, che si... Posso dire? Ma noi abbiamo altri computer. La dottoressa e la collega è andata in maniera molto agitata via di qui e quindi non c'era né la dottoressa né la collega ad erogare i farmaci. È andata male. Sì, perché una volta sparita la dottoressa, la collega ha avuto un malore ed è stata costretta a farsi medicare al pronto soccorso. Adesso è in malattia. Non posso stare dietro alla collega. Lei ha preso il case di un computer che in quel momento stava erogando un farmaco e se n'è andata alla ASL. Ma non è vero. Anche e la collega è andata al pronto soccorso perché ha avuto un malore per questo. È stata male per questo. Ma cioè, voi dite che la collega è stata male? La collega è andata al pronto soccorso per l'agitazione che è sparito un case con migliaia di dati sensibili dentro. Ha visto la dottoressa prendere il case e portarlo via? Sì, ma... Ha visto la collega andare via perché stava in uno stato di agitazione, perché era sparito sto computer con i dati sensibili? Sì, sì. E cos'è successo? Cioè, tu mi metti in... Cos'è successo? Non si è potuto poi erogare, diciamo... È stato interrotto il servizio? C'erano pazienti che non hanno potuto ritirare quel giorno? Sì, diciamo, sì. E che farmaci erogate qui? Tutti i farmaci oncologici, farmaci... Salvavita? Diciamo, sì. E questo può essere una cosa tollerata? Cioè, lei che ci lavora qui, mettiamo il caso che quel giorno ci fosse stato suo fratello, sua moglie, chiunque della sua famiglia, come avrebbe reagito? Avrei avuto la stessa reazione, però non mi voglio che, cioè, in questa situazione ci mettiamo noi che non c'entriamo niente. Non c'entrano niente i colleghi, anche perché alcuni anni fa hanno avvisato i loro capi dei gesti incomprensibili della dottoressa. Si rende conto che le cose che lei fa? Lei mi ha dato un farmaco, ma staccando la cartuccella. No, c'è un video mio. Che la riprende, dottoressa, che stacca la cartuccella da questo farmaco e me lo dà, perché io sono venuto qui a dirle che l'assessore regionale, il sindaco di mi avevano mandato da lei per risolvere questo problema. Allora faccio vedere il video. Lì resta, ma ormai... Ho capito, non funziona più, non lo pensiamo più adesso. Non serve più. Non serve bene, sono le sue mani, guardi. Io le posso dare un calmante potente, ma non uno stupefacente, che è il Contramal gocce. Un attimo, io glielo prendo, con il Contramal a fiale, che funziona meglio. Perché le gocce hanno un effetto più lento. È un analgesico contro il dolore che deriva dalla classe degli oppioidi, ma non è un oppioide, cioè è uno dei più potenti.
Sostenuto tranquillamente. Se ha bisogno ancora di altre fiale, prego. Grazie, non so come aiutare. Non scherzare. Tranquillo, arrivederci. Non esiste. Dottoressa, lei deve parlare col medico. Noi non ce l'abbiamo con lei, noi ce l'abbiamo con chi consente al fatto che lei stia qui. Se io vedo, che ne so, la mia infermiera che dà le fotocopie della cartella sanitaria a uno, a lei che le chiede, cioè immediatamente io dico questo non può non stare, può stare qua. Allora, detto questo, di fronte a cose così gravi non mi viene detto niente, perché avrebbe dovuto anche chiamarmi informalmente la giovane collega. Poi certo, il pronto soccorso che... Arriva a 200, non stiamo giocando con la sabbiolina o le palline di vetro, stiamo giocando farmaci seri. Alla luce di tutti questi eventi, io ne prendo atto, sicuramente sono fatti da non trascurare, effettivamente c'è la responsabilità verso terzi. Quindi questa cosa qui, il mio rammarico è profondo per la relazione caso controllo dell'altro psichiatra super esperto. Lei non dovrebbe essere in malattia per qualcuno fino al 29, no? Assolutamente no. C'è una relazione di alcuni specialisti della ASL che impedirebbe alla dottoressa di lavorare, ma ce n'è un'altra di un altro medico della ASL che la riabilita, consentendo al medico competente di assicurare l'idoneità della dottoressa. Contesta delle relazioni di colleghi. Si accomodi perché ho la circolare del direttore che mi dice non posso parlare con nessuno. Cioè, ma se ne rende conto sì o no della gravità della faccenda? Si accomodi perché questo è un servizio dove io visito malati, lei non è un malato, non ho da parlare con lei. Dottore, ma si rende conto o no della gravità? Ma perché rifugia a un chiarimento, dottore? Poi resta... È un servizio pubblico dove ci sono i malati. Dottore, una farmacista che lei ha autorizzato a lavorare, lo interrompe il servizio pubblico, si rende conto della gravità di questa cosa o no? Qui si distribuiscono farmaci salvavita, antitumorali, farmaci importantissimi e migliaia di dati sensibili sono usciti da questo ufficio senza alcuna ragione, perché quando le si rompe il computer cosa fa? Chiamo l'assistenza tecnica. E che cosa succede? E viene il tecnico. Perché la dottoressa prende il case e il computer e se lo porta lei alla ASL? Perché lo porta da un privato? Sono dei dirigenti, gestiscono la situazione secondo come credono. Ci rendiamo conto della gravità, però no, non è che possiamo. L'importante è che ci si renda conto della gravità di questo fatto che passa così. Cioè io posso avere un farmaco, sì, un oppioide, lo posso avere così perché vengo di... Ci sono dei dirigenti che gestiscono la situazione e noi dobbiamo soltanto sottostare. Io sono andata, scusi, vuole uscire? Chiamo i carabinieri. Ma li chiami, così facciamo una formale denuncia sul fatto che lei mi lascia questo. Li chiami i carabinieri? Li chiami i carabinieri, dottoressa? Li chiami i carabinieri, così la facciamo noi la denuncia. Li chiami? Chiami i carabinieri, così la facciamo noi la denuncia. Di fatti un po' particolari ne ha visti e ne ha vissuti direttamente. Non commento. Preferiscono comprare. Il guaio è che succede in un ufficio importantissimo, qua ci sono dei farmaci veramente importanti e non è possibile che non si faccia, non si intervenga in questa faccenda. Io non penso che la situazione di chi sta sopra non sa niente di questo che sta succedendo. C'è magari qualcuno che anche la copre. E questa è la cosa peggiore di questa vicenda. Questo lo deve chiedere a chi comanda. Io non, cioè, poi che faccio il mio lavoro, poi di quello che succede qua dentro. La conosce o no? No, vi potete accomodare. La conosce o no? Sì, prego. Non ci risponde? È una collega, prego, andate in direzione generale. Dottoressa, lei conosce dei suoi problemi, del fatto che sta esercitando in direzione generale, da dirigente medico una professione mettendo a rischio lei e gli altri. Per cortesia, lei deve spegnere. Sicuramente andremo a fondo di questa storia per tutelare l'interesse aziendale, l'interesse dei cittadini ad avere un servizio in sicurezza e a tutelare anche i nostri stessi dipendenti che devono sentirsi al sicuro nella gestione dei dati sensibili. È un analgesico contro il dolore che deriva dalla classe degli oppioidi, ma non è un oppioide, cioè è uno dei più potenti. Questo glielo do tranquillamente. Se ha bisogno ancora di altre fiale, prego.